In Italia ci sono sempre più immigrati, a confermarlo l'Istat, che a gennaio 2008 ha stimato oltre 3 milioni di residenti stranieri, pari a un 16,8% in più rispetto all'anno scorso. Si tratta dell'incremento più elevato mai registrato in materia di immigrazione nel nostro paese, un flusso alimentato soprattutto da persone provenienti dall'est europeo, a partire dai rumeni, per i quali si può parlare di un vero e proprio boom. Fra i 777.000 cittadini emigrati dai paesi di nuova adesione all'Unione Europea, infatti, ben 625.000 vengono dalla Romania, cresciuti nel giro di un anno di 283.078 unità, pari a un più 82,7%. Altro dato da rilevare, l'aumento di stranieri appartenenti alla seconda generazione, ovvero di cittadini stranieri non perché immigrati, ma perché figli di immigrati, che costituiscono il 13,3% del totale dei residenti. Nonostante poi la crescita della presenza di rumeni nelle regioni del Mezzogiorno, la maggior parte degli immigrati risiede nel Nord Italia, dove la percentuale di stranieri è pari al 62,5%, mentre la parte restante si divide tra un 25% al centro e un 12,5% al sud. Sempre in tema di immigrazione, oggi al termine del vertice Italia-Romania che si è svolto a Roma, è intervenuto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci sono italiani che hanno commesso reati in Romania e rumeni che hanno commesso reati in Italia. Le norme emanate dal Consiglio europeo permettono di trasferire cittadini condannati quando c'è l'adesione del singolo, ma con l'accordo che stiamo stipulando non ce ne sarà più bisogno, ha precisato il Premier. Intanto, da un sondaggio condotto da Sky TG24, risulta che alla gente piace la proposta della Lega Nord di introdurre il permesso di soggiorno a punti, provvedimento promosso dal 75% degli interpellati.